Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore appaiono più uniti che mai. I due, che sono genitori di Nathan Falco Briatore che oggi ha 14 anni, sono i protagonisti di una rubrica inserita all'interno del programma della Showgirl, Questioni di Stile, in onda su Rai 2 dal 26 settembre al 31 ottobre. La striscia, intitolata Casa Briatoraci, vede la conduttrice intervistare l'ex marito su vari aspetti della sua vita privata, partendo anche dal loro primo incontro. «Cosa ti ha colpito di me?» ha chiesto durante l'ultima puntata. L'imprenditore ha risposto con ironia. «Ho pensato, magari questa è la ragazza che sta a casa e cucina, nel frattempo la cucina non sa neanche dove è. C'è stato un grande misunderstanding di quello che pensavo che tu fossi e che invece sei. Alla fine hai fatto una carriera bellissima però». Poi la showgirl calabrese ha ricordato il primo messaggio che lui le ha inviato. «Mi ricordo il tuo primo messaggio, sei di più, sei speciale, non cambiare mai». Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: «Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo». La conduttrice e showgirl è da poco tornata single. Lei stessa ha dichiarato di avere chiuso la relazione con l'imprenditore Giulio Fratini. Una circostanza che ha infiammato il gossip facendo pensare a un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e l'ex marito. In una recente intervista rilasciata a Caterina Balivo nel suo programma, La Volta Buona, la conduttrice ha spiegato: «Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da 20 anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero. I due ex non si sono mai persi di vista soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco. Vivono a pochi metri di distanza a Monte Carlo e hanno spesso dichiarato di condividere la quotidianità cenando insieme e trascorrendo del tempo insieme, per il bene del figlio». Anche quando Flavio Briatore ha subito un intervento chirurgico lo scorso marzo, l'ex moglie non lo ha lasciato un attimo. Stessa cosa a settembre, quando a finire in ospedale per un problema di salute è stata lei. Al suo fianco c'era sempre lui, Flavio Briatore. «Ci siamo separati? No, perché non mi sono accorta». Adesso poi è venuto fuori un simpatico fuorionda che fa pensare che tra i due ci sia ancora qualcosa di più che un semplice affetto e che Elisabetta Gregoraci non sopporterebbe l'idea di vedere Flavio Briatore al fianco di un'altra donna. Nell'ultima puntata del suo programma, la conduttrice e showgirl ha svelato al pubblico alcuni retroscena del rapporto con l'ex marito, soprattutto per quanto riguarda il matrimonio. Poi, pensando di non essere ascoltata, ha aggiunto: «Ha promesso che non si risposerà, lo ammazzo». Nel corso dell'intervista Elisabetta Gregoraci ha rivolto all'ex marito la domanda diretta: «Ma mica ti vuoi risposare, no?». L'imprenditore ha risposto: «No, non voglio, finito». Poi lui lo ha chiesto a lei: «Tu invece potresti?». «Non ho voglia, sto bene così», ha chiarito la conduttrice. Poi, quando l'imprenditore ha parlato del suo matrimonio al passato, lei ha ribattuto: «Ci siamo separati? No, perché non mi sono accorta». Battibecchi e frecciatine che fanno sperare in un ritorno di fiamma.